Ugo? Ugo, ecco. Purtroppo io non vi devo dare delle buone notizie, sono tutti felici e contenti, ma la radiologia interventistica sta andando sempre peggio. Io non ho portato le diapositive perché, però se posso avere la penultima diapositiva del professore, in regia, no, la penultima. Se no ve la potete anche. La penultima, la dovete far vedere tutte le persone dell'equipe, no? C'è l'equipe degli endoscopisti, tutti felici, c'è quella dei radiologi, quella lì, quella lì. La patologia interventistica sono solo due persone, di cui una è ancora di radiologia e anch'io sono ancora di radiologia. Io vi posso portare solo un dato che taglia le gambe a tutti, 20%. 20% che cos'è? 20% è il tempo che io e Treccani siamo dedicati alla radiologia interventistica. Cioè, sono due giorni a settimana su 5 giorni. Quindi voi capite che tutte queste belle cose che possono fare e che ce ne sono alcune di cui voi non avete neanche idea, non avete neanche mai visto al cinema, che sono fantastiche, purtroppo hanno bisogno di un approccio completamente diverso che questo ospedale, qui la dirigenza è sparita, ma questo ospedale non ha mai compreso e soprattutto quello che non è stato compreso neanche dagli stessi medici, che sono quelli che dovrebbero più essere vicini, è che la radiointerventistica non è come una parte della radiologia dove si fanno degli esami che durano un po' di più della radiologia normale, non è così. Se voi prendete tutti i vademecum di come dovrebbe essere fatta la radiointerventistica, si dice che il tempo di un esame è la parte minore del tempo, c'è tutto un lavoro prima e dopo, che dovrebbe quindi imparare l'interventistica come un reparto di chirurgia, un reparto di un qualunque altro reparto, dove i medici lavorano tutti i giorni, per forza, non che ci lavorano due giorni, gli altri tre vanno a fare un'altra cosa. Voi capite che in questo modo noi non riusciamo a fare quella comunità. Io ci sono dei casi, e qui abbiamo Cerotti che ce lo può confermare più volte, che non sono andati proprio come volevano perché non c'era la persona che c'era prima, perché è dovuto chiamare un altro, perché io non c'ero, perché fatta così dire che la radiodentistica è H24 è abbastanza ottimistico, perché in realtà c'è solo l'emergenza salvavita che vede la gente da fuori. Questo ospedale paga 100.000 euro l'anno, cioè piuttosto di mettere a regime un reparto dove non c'è neanche un medico, se voi andate nel sito dell'ospedale, andate nel radiologista, non c'è nessuno. Io e i Treccani siamo sotto la radiologia. Questa è una cosa molto grave. Qui abbiamo ricevuto, non so se l'avete avuto anche voi, le nuove norme della direzione che dicono che se fai un cambio devi avvisare, perché sono precisi adesso. Adesso sono precisi. Di una gravità tale che tutte le cose belle che si possono fare io devo rifiutarmi di farlo, perché io in queste condizioni, l'ho già detto più volte, posso solo garantire l'urgenza salvavita fatta anche male. Quindi finché non si cambia, se non si comprende che il ruolo interventista deve essere dedicato al 100% a fare questa cosa, che non può un giorno fare la senologia, un altro giorno andare a fare il TAC, un altro giorno fare la radiologia tradizionale, e gli avanzano due giorni per fare tutto questo. Se le persone che sono a capo di questo ospedale, questo è l'anno decisivo, perché c'è stato il cambio, vediamo, io ho poche speranze, così molto fiducioso, vediamo, perché se continua così, sinceramente, siccome nessuno capisce la gravità
affrontare un'arteria che si è rotta durante una pancreatite, il modo di chiuderla, il modo in cui si fa un certo tipo di drenaggi, di mettere in stenso la via, se uno non sa quello che c'è dietro, e pretende che lo faccia un radiologo due giorni a settimana, mentre il resto è da radiologo, siamo troppo lontani. Allora io devo dire, mi devo ritirare solo, perché se no mi vado a esporre a un rischio che ti va bene, sono tutti contenti, perché una volta che va male ti dico, ma tu non potevi fare per condizione, non so, ma non mi fanno lavorare altrimenti. Quindi questa io direi che è l'ultima volta che io vengo a un incontro pubblico, non tra gli altri, non voglio neanche venire questa volta, gli diamo l'ultima chance, questa nuova amministrazione, però se continua così, ragazzi, siamo alla chiusura, perché non si può fare un po' di radiologia dentistica. O si fa bene, a un livello massimo, perché tutti questi device sono belle, nuove, fighissime, la devi conoscere bene, se la metti che non la stai conoscendo, ci fai un disastro. Quindi meglio non farla, perché farla un po' è veramente pericolosa. Quindi vediamo se questo nuovo anno ci porterà a fortuna. Naturalmente ad oggi l'abbiamo sempre avuta, speriamo da più continuare ad averla. La Pancreas Unit, per la normativa, prevede anche la curazione del costo di sicurezza. È un problema che contiamo di superare.